Ciao ragazzi, ho appena terminato i miei primi due ciondoli realizzati con la tecnica dell'embroidery e ve li volevo mostrare. Allora, il primo che ho realizzato è questo qui, è un orsetto. E per realizzare questo ciondolo mi sono ispirata a un progetto che ho trovato su Creativa con Perline, è il numero 69, dell'estate scorsa, un numero vecchio. Il progetto è di Creando con Azzurra ed è questo qui, sicuramente l'avrete già visto, vendevano anche il kit all'Hobby Show, mi ricordo. E niente, allora vi dico un po' che materiale ho utilizzato. Allora, per la pancia ho utilizzato un cabochon soft touch da 24 mm color marroncino chiaro. Per le zampette invece ho utilizzato dei cabochon mezza perla della Swarovski, che appunto avendo il retro piatto si possono incollare facilmente e sono di color rosa. Ho incollato i vari elementi con questa colla qui, Pattex, specifica per plastica, però devo dire che anche per la stoffa è andata bene, insomma, si sono incollati vari elementi abbastanza bene, anche due strati di stoffa. Per prima cosa, appunto, ho incollato i vari cabochon e ho fatto un abbozzo di disegno con una matita tutto intorno al feltro. Ho utilizzato il feltro che ho acquistato dal sito beading.com.pl. Dopodiché, per prima cosa ho incastonato questo elemento più grande, ho cucito un giro di perline di Conteria marroni, che fortunatamente erano pari, quindi i giri successivi ho potuto lavorarli al peyote, peyote circolare, e quindi ho fatto in totale 3 giri con queste rocaglie di Conteria, queste perline di Conteria, che sono approssimativamente delle 11,0, diciamo. Poi ho fatto 4 giri con le rocaglie 15-0, 2 giri con questo colore qui, più chiaro, che è un dark topaz, e 2 giri con questo color crema, sempre lavorando al peyote circolare. Poi ho incastonato anche questi cabochon da 10 mm, sempre prima con delle perline di Conteria e poi con delle rocaglie 15-0. Per quanto riguarda il musetto, volevo utilizzare un altro cabochon, ma non ce l'avevo e quindi ho realizzato tutta questa parte bianca, prima con delle perline di Conteria, che approssimativamente sono 11,0, ho fatto questo ovale. E poi l'ho riempito con delle rocaglie da 15 color crema e con una piccolina da sempre da 15 rossa per fare la boccuccia. Poi ho utilizzato delle perline piuttosto grandi, sempre di Conteria nere per il naso. E niente, poi ho riempito sempre gli spazi con delle perline di Conteria marroni, gli occhietti sono delle perle da circa 6 mm bianche con sopra una perlina azzurra. Gli occhietti purtroppo non sono riuscita a metterli dritti, vanno un po' dove gli pare a loro, però insomma il risultato è simpatico. Per le orecchie ho utilizzato dei mezzi cristalli color bronzo. Li ho poi circondati con delle perline più chiare e con delle perline più scure. Ho fatto 2 giri tutto intorno con queste perline cilindriche, che non sono delle bagel, sono sempre perline di Conteria, però cilindriche. E niente, poi ho ritagliato il tutto. Ho incollato un foglio di finta alcantara di questo color prugna, sempre con quella colla di prima. E poi per rifinire tutto il bordino ho preso delle rocaglie 11-0, sì, marrone metallizzato, sono le dark chocolate se non sbaglio, e appunto ho unito i due lembi di stoffa, il feltro e la finta alcantara, passando con il filo ed inserendo volta per volta una perlina. E il risultato è questo qui. Devo dire che è venuto rifinito abbastanza bene, mi piace molto. Poi qui ho creato una solina, ho messo un anellino e questa catena color bronzo, molto sottile. Devo dire che il risultato mi piace molto. E il filo che ho utilizzato è questo qui, molto semplicemente un filo per cucire.
ed è della Gutterman. Poi, secondo ciondolo che ho realizzato è questo qui. Allora, questo, per realizzare questo non ho seguito nessuno schema, sono andata un po' così a intuito. E voleva essere un pinguino, ma credo che somigli molto di più a un paperotto. Allora, ho utilizzato una madreperla bianca da 20 mm, sempre di cabochon mezza perla della Swarovski, in questo caso sono neri, e poi ho utilizzato quest'altro cabochon ovale. Ho incollato i vari elementi sempre sul panno di feltro, ho incastonato sempre i vari cabochon, questa volta ho utilizzato delle perline regolari, delle rocaglie 11-0 e poi delle 15-0 e niente, poi ho fatto un giro tutto intorno con sempre delle perline di conteria cilindriche, simili a dei bagel. Delle bagel. Poi ho ritagliato il perimetro di questo paperotto e ho incollato questa volta un foglio di alcantara nero. E anche in questo caso, per rifinire tutto il bordino, ho unito il feltro e l'alcantara con il filo e inserendo di volta in volta una perlina di conteria nera per fare tutto il bordino. Ho creato questa solina all'herring bone e ho inserito questa catenella, anche in questo caso è molto lunga ed è color canna di fucile. Questo secondo ciondolo è leggermente più piccolo del precedente, vedete? È un pochino più bassetto. Devo dire che mi piacciono moltissimo entrambi. Come primo esperimento devo dire che non mi posso proprio lamentare, l'ho trovata anche una tecnica molto semplice. Per appunto realizzare questi ciondoli non ho seguito nessun tutorial, nessuno schema, se non lo schema che vi ho mostrato della rivista. E niente, sono andata un po' così a intuito e devo dire che è andata abbastanza bene. E niente, che altro dirvi? Spero che piacciono anche a voi e niente, fatemi sapere, noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao ciao!